Salutiamo in studio a Milano Angelo Stefano Baglioni, professore di economia all'Università Cattolica di Milano. Buonasera, benvenuto alla News 24. Buonasera. Sempre a Milano il collega del Sole 24 Ore, Moria Longo. Buonasera anche a te, Moria. Buonasera a tutti. Professor Baglioni, gran parte di questa commissione nasce con l'intenzione di fare luce sugli errori di queste crisi bancarie per evitare che accadano. Poi ovviamente la politica fa il suo corso. Che idea si è fatto di questa vicenda, dell'audizione di oggi e degli ultimi tre giorni? Ma io credo che l'attenzione si debba più concentrare sulle audizioni che ci sono state nei giorni scorsi, insomma, nel senso che quello che conta, che è venuto fuori nelle scorse giornate di audizioni, è che ci sono stati effettivamente dei problemi di comunicazione tra le due autorità preposte alla tutela della stabilità e della trasparenza, che sono rispettivamente la Banca d'Italia e la Consob. Nelle audizioni, insomma, del capo della vigilanza di Banca Italia Barbagallo, di alti dirigenti della Consob, ma dello stesso governatore Visco ieri, è emerso che effettivamente il canale di comunicazione tra la Banca d'Italia e la Consob deve migliorare. Questo protocollo, diciamo, che regola lo scambio di informazioni deve essere migliorato, ma soprattutto, aggiungo io, ci vuole un atteggiamento più collaborativo tra le due autorità, perché quello che è emerso è che effettivamente certe richieste di informazioni che la Consob ha fatto alla Banca d'Italia sì, sono state esaudite, però in maniera magari in ritardo, anzi in alcuni casi con forti ritardi, o comunque in modo che non mettessero poi la Consob in condizioni di informare dettagliatamente e correttamente i risparmiatori. A sua volta la Consob si difende normalmente dicendo che le informazioni che aveva venivano incluse nei prospetti informativi, ma tutti sappiamo che i prospetti informativi sono documenti lunghi più di 100 pagine che nessuno legge, e quindi chiaramente bisogna trovare un modo più efficace per informare i risparmiatori. Quindi diciamo, il problema vero che mi sembra sia emerso nelle ultime giornate di audizioni è che c'è un problema di tutela sostanziale dei risparmiatori, cioè bisogna passare da una tutela, come dire, che guarda più al rispetto formale delle regole, come quelle di redazione dei prospetti informativi, bisogna passare a una tutela un po' più sostanziale, in modo che i risparmiatori sappiano per tempo le cose. Per esempio, avrebbero dovuto essere informati sui rischi relativi alla sottoscrizione di obbligazioni subordinate, oppure i rischi inerenti all'acquisto di azioni di imprese non quotate in borsa, come erano la Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Su tutte queste cose bisogna fare assolutamente dei passi avanti, e mi sembra che siano cose molto più importanti che non la telefonata che la ministra Boschi ha fatto a Ghizzoni, che, come si è visto, in fondo era più una richiesta di informazioni che non una ci torneremo tra poco. Professor Baglioni, ha sentito Moria Longo, lei che ha scritto, uscito di recente tra l'altro un libro che si chiama Banche di Nebbia, orientarsi nella disinformazione finanziaria. Ci aiuti a capire il perché di questa anomalia, grossa anomalia di cui parlava Longo? Ma siamo in un paese dove appunto prevale una cultura giuridica nella quale fondamentalmente bisogna ottemperare a determinate direttive e leggi che appunto prevedono una tutela un po' formalistica del risparmiatore. Mi spiego, tornando a quello di cui dicevamo anche un po' in precedenza: i famosi prospetti informativi sono dei documenti nei quali sono contenute una quantità enorme di informazioni quando vengono emesse obbligazioni, azioni, prodotti appunto di risparmio gestito come i fondi comuni. C'è dentro tutto praticamente, ma alla fine la finalità di questi documenti qual è? È più quella di proteggere l'emittente e chi colloca questi prodotti da eventuali ricorsi legali. Questa purtroppo è la cultura, diciamo così, formalistica che abbiamo un po' in Italia. Poi c'è un altro problema, quello del rapporto tra due finalità, diciamo, della vigilanza. Una,
la finalità della stabilità, cioè quella di fare in modo che le banche e gli intermediari finanziari siano solidi e possibilmente non falliscano o i casi di fallimento siano molto rari. L'altra è quella della trasparenza, quella fornire informazioni trasparenti e chiare ai risparmiatori. Tra questi due obiettivi, stabilità e trasparenza, finora in Italia sicuramente ha sempre fatto premio la stabilità. Si è preferito dare ai risparmiatori poche informazioni, pochissime, nell'ipotesi sostanzialmente che comunque i risparmiatori saranno sempre protetti. Questo non è più vero, purtroppo, primo perché qualche caso di fallimento bancario l'abbiamo avuto anche in Italia, anche se di non grande rilievo rispetto forse a quello che è successo in altri paesi. E poi perché con le nuove regole europee di gestione della crisi, cioè per intenderci con il bail-in, i risparmiatori non sono più al riparo completamente, neanche quando una banca viene salvata dallo Stato, perché la novità appunto è questa, che anche quando c'è un salvataggio pubblico ci deve essere un sacrificio, diciamo così, che viene imposto agli azionisti e agli obbligazionisti, almeno a quelli subordinati. Quindi siamo in un mondo in cui i risparmiatori non sono più completamente protetti come erano un tempo e quindi bisogna passare a un maggiore equilibrio tra stabilità e trasparenza, dare più informazioni ai risparmiatori perché sappiano i rischi in cui corrono.